toni trionfalistici dalla governance della Ruzzo Reti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e per i numeri positivi contenuti nel documento che indicano un utile per l'azienda di 1.600.000 euro. Il bilancio è stato sì approvato, ma con una maggioranza piuttosto risicata, 21 sindaci su 36, esattamente il 57% contro il 43% di contrari. Dunque non è più solo il comune di Teramo a criticare la gestione della Ruzzo Reti, ma un ampio fronte di primi cittadini teramani che i numeri del bilancio li legge diversamente. Uno tra tutti, la spesa del personale che tra assunzioni, premi e promozioni fa aumentare i costi di 4 milioni di euro e senza andare troppo indietro nel tempo si nota come i debiti complessivi dell'azienda acquedottistica aumentino da 94 milioni di euro del 2018 a 112 milioni di euro nel 2021. Preoccupato e fortemente critico contro questa gestione che definisce scriteriata il sindaco Gian Guido D'Alberto. Cosa vi augurate? Ma un cambio di passo, un risanamento vero e una riduzione dei costi di gestione che continuano a crescere. Noi abbiamo 4 milioni in più di spesa del personale rispetto a quello che prevede il piano d'ambito. Nel corso del 2021 sono andate avanti le esternalizzazioni, 1 milione di euro in più di esternalizzazioni che continuano a gravare sui cittadini e sulle tariffe. Il personale delle esternalizzazioni, l'ho chiesto, è stato spostato dal costo del personale verso gli interinali, sarebbe molto strano. È tutto a carico dei cittadini che pagano tariffe enormi, i cittadini stanno pagando la gestione di questa società. È ora che si cambi registro, ecco perché sentiremo i sindacati, coinvolgeremo i cittadini, tutte le associazioni di categoria, perché questa gestione deve assolutamente cambiare in modo radicale e anche la storiella dei debiti deve finire. Dal 2018 ad oggi i debiti sono cresciuti di circa 20 milioni di euro, quindi evidentemente non è più questa la scusa di guardare al passato. Nessuno nasconde che nel passato sono stati commessi gravi errori, io in primis, ma questa diventa una scusa per una gestione politica che i cittadini stanno pagando. Attualmente i cittadini teramani pagano 50 centesimi in più a metro cubo rispetto alla tariffa imposta dal piano d'ambito. L'ESSI proprio recentemente aveva avvisato la Ruzzo Reti di ridurre le spese di gestione che gravano sui contribuenti, un deficit che mette a rischio il futuro affidamento in house, come spiega Giancarlo di Luca Nardo del comune di Cortino. Io ho notato un notevole differenza tra i costi operativi indicati nel piano d'ambito e i costi effettuati effettivamente dal Ruzzo. Cioè il Ruzzo c'è un aumento rispetto ai costi indicati in tariffa sul costo del personale e sui costi operativi poi complessivamente. Questo perché io ho fatto prima l'esempio, non si può aumentare il personale e nello stesso tempo esternalizzare i servizi, cioè se si assume personale i servizi dobbiamo cercare di farli internamente.